Per i ragazzi più grandi, sempre il CEPAM ha avviato una microimpresa artigianale per la lavorazione e la vendita di candele. Anche in questo caso si tratta di un'iniziativa volta a dare una professione ed un posto di lavoro a dei giovani che altrimenti non avrebbero molte prospettive se non la strada. Assistiamo alle varie fasi di lavorazione per poi dedicarci alla scelta delle candele da acquistare e portare in Italia come souvenir, consapevoli che anche questi soldi contribuiranno a finanziare questo ed altri progetti meritevoli, come quello intitolato Un pane su ogni tavola, che prevedeva che tutti i soldi spesi per ogni candela venissero destinati all'acquisto di un pezzo di pane per i più bisognosi. Nello stesso quartiere, il CEPAM finanzia e gestisce altresì un piccolo ristorante ed una biblioteca per chi, e sono la maggior parte, non può permettersi di comprare un libro. Il problema è che il livello di istruzione nelle scuole elementari pubbliche è per vari motivi molto scarso. Di conseguenza l'università, che in teoria sarebbe gratuita per tutti, alla fine accedono solo i figli dei più ricchi, gli unici in grado di superare le preselezioni grazie all'istruzione ricevuta in precedenza a caro prezzo nelle scuole private. L'educazione e la presa di coscienza di sé e dei propri diritti passa anche attraverso l'esercizio fisico e la disciplina, che in Brasile, soprattutto negli ultimi anni, si identifica con la capoeira. Una danza, una lotta, un'arte che ha saputo affermarsi come uno degli elementi più ricchi e distintivi della cultura brasiliana e baiana in particolare. Introdotta in Brasile dai neri dell'Angola durante il periodo della schiavitù, la capoeira è nata come potente sistema di autodifesa, trasformandosi nel tempo in una disciplina a metà tra lotta e danza. Come in quasi tutte le manifestazioni di tradizione afro-brasiliana, anche qui la musica e ancor di più il ritmo sono tra gli ingredienti più importanti. Durante la loro esibizione, gli atleti sono accompagnati e incitati da canti e strumenti a percussione di origine essenzialmente africana, quali berimbau, atabaque, agogo, pandeiro. Oggi la capoeira è diventata uno sport nazionale e viene praticata dalla favela alla ricca palestra metropolitana. Ma grazie alla disciplina richiesta, all'approccio fisico e mentale che presuppone, si presta moltissimo ad essere utilizzata come disciplina per educare i più giovani e financo i bambini al rispetto delle regole e di tutta una serie di valori, quali la lealtà, l'amicizia, la solidarietà, che mal si conciliano con la violenza e la meschinità che li circonda nelle strade e mira a farli crescere il più possibile, onesti e virtuosi. Molti problemi delle città brasiliane nascono però nelle campagne, dove il 50% delle terre coltivabili è nelle mani dell'1% della popolazione brasiliana, soprattutto latifondisti e società multinazionali, mentre si calcola che 85 milioni di persone vivano sotto la linea di povertà, con un reddito inferiore all'equivalente di 100 euro al mese. Una situazione che negli ultimi 30 anni ha spinto più di 30 milioni di braccianti senza terra nelle città, dove sopravvivono a stento in uno stato di emarginazione e povertà. Per questo motivo andare a visitare un assentamento del movimento Sem Terra significa prendere coscienza dell'esatta consistenza di questo enorme problema. Il movimento Sem Terra è un altro movimento. Nasce dalla Commissione Pastorale della Terra nell'84, gennaio dell'84.
sapete come sono nate le commissioni pastorali, eh? Concilio Vaticano II, Teologia della Liberazione, comunità di base, le vari pastorali di base con i vari volontari della Chiesa Cattolica, pastorale della terra, pastorale del minore, pastorale del carcerato, dell'indio e così via. Dalla CPT, Commissione Pastorale della Terra, nasce il Movimento Sant'Erra. È un movimento più organizzato, più forte a livello sudamericano. Il Movimento Sant'Erra vuole espropriare il latifondio del Brasile per fare la riforma agraria. Allora, l'1% della popolazione brasiliana possiede il 49% delle terre, un grande latifondio improduttivo. La legge 84 della Costituzione brasiliana dice che se il latifondio è improduttivo, ossia non produco frutta, ortaggi, non ho allevamento, lo Stato può disappropriarlo attraverso l'Istituto Nazionale della Riforma Agraria, che è l'INPA. Naturalmente, la via per giungere alla redistribuzione tra i contadini delle terre incolte è fatta di lotte estenuanti e tremendi sacrifici. Ma ne vale la pena, ci assicura Gilmario Machado, il coordinatore regionale del Movimento Sem Terra nell'assentamento di Bella Vista. Dopo la prima occupazione, ha dovuto vivere 6 anni sotto una tenda di nylon con i suoi compagni, senza acqua e in continuo stato di pericolo, prima di ottenere dallo Stato ciò che gli spetterebbe di diritto: un pezzo di terra da coltivare ed una casa dove vivere con i figli e la moglie. Oggi alla signora Edineusa piacerebbe aprire un piccolo ristorante nell'assentamento, ci confida, per poter accogliere i turisti come noi, preparargli le specialità della cucina brasiliana, carne salata, feijoada, moqueca, e spiegargli che sapore hanno adesso per lei i prodotti del suo orto. Come quest'altra signora che ci mostra orgogliosa il servizio che una rivista francese ha dedicato a lei e alla sua passione, il cacao. Da quando ha ottenuto la terra, assieme ai figli e ai nipoti, ha imparato a coltivare questo frutto dorato, a estrarne i gustosi semi e a seguire tutte le fasi della lavorazione necessarie per ottenere la preziosa polvere, che così, invece di essere svenduta sotto costo alle multinazionali, può essere acquistata solo sul posto da turisti e visitatori, con una conseguente ricaduta economica diretta sulla famiglia. Quando rientriamo a Salvador, il sole oramai sta per tramontare nell'immensa baia de Todos os Santos. Una luce calda illumina d'oro i palazzi della città e i sogni e le speranze dei suoi troppi abitanti e dei nostri nuovi amici.